Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video è rivolto a tutti i possessori di Nexus, di un dispositivo Nexus che va dal Galaxy Nexus al Nexus 10, quindi anche tablet, e ovviamente anche Nexus 4 e soprattutto Nexus 5, di cui ne sono a possesso io. Quindi, questo programma io l'ho installato nel mio computer perché volevo installare i driver per il mio Nexus e per farlo riconoscere al PC, però si possono fare tantissime altre cose. Il link per scaricarlo lo trovate in descrizione. Installate il setup, quindi scaricate il setup, lo installate, lo avviate. Poi controllerà automaticamente, come vedete qui, se ci sono aggiornamenti. Ci sono aggiornamenti disponibili, fateli, altrimenti si avvierà automaticamente il programma. Vi riconoscerà come prima cosa il modello, non appena voi lo collegate, ovviamente collegate il Nexus via USB, via cavo USB al PC, vi riconoscerà il modello del vostro smartphone. Se non ve lo riconosce correttamente, lo selezionate da qui e mettete anche che tipo di versione di Android ha montato, cioè sta girando sullo smartphone. Io nel mio Nexus 5 in questo caso ho una custom ROM con Android KitKat. Cosa possiamo fare con questo programma? Innanzitutto, come vi ho detto prima, possiamo installare i driver per il PC e scaricare le varie guide automatiche e manuali. Possiamo bloccarlo prima di fare un backup, poi possiamo tornare alla ROM stock e unrootare il dispositivo, cioè se abbiamo fatto il root possiamo renderlo, diciamo, originale in tutto e per tutto, nel momento in cui anche abbiamo briccato il dispositivo non si avvia più, cioè in casi proprio estremi. Poi possiamo fare il root, vi scaricherà su Versu e ve lo installerà sul dispositivo e vi installerà anche la recovery ovviamente, e possiamo anche fare un bel backup e un restore del Nexus. Allora, partiamo da queste due opzioni, che sono quelle che hanno altre opzioni al suo interno, perché questi altri basta un semplice clic e vi fa l'azione che avete, diciamo, che avete seguito. Il backup, possiamo fare il backup di tutto il sistema, quindi un Android backup che va fatto con la custom recovery. Un Android backup sarebbe il backup di tutta la ROM contenente tutti i dati e tutto quanto, cioè tutto quello che c'è, tutti i dati che ci sono nel telefono. Poi un backup della scheda SD virtuale. Come sapete, il Nexus 5 non ha la possibilità di inserire una scheda SD e vi farà il backup della SD virtuale interna, della memoria interna, insomma. Quindi immagini, suoni, documenti, download, tutto quanto, tutto quello che avete messo nella memoria interna. Molto utile quando dovete flashare una nuova ROM. Potete fare il backup dei singoli file, anche se ve lo sconsiglio, per questo usate Titanium, e potete fare il backup di tutte le applicazioni e di tutti i dati delle applicazioni, anche degli SMS, del registro chiamate, dei contatti e dell'APN, cioè dei settaggi per la connessione internet mobile. Poi potete ripristinare tutti i backup che avete fatto in precedenza, semplicemente riprendendolo dal dove l'avete salvato, ossia nel computer, insomma. Altre cose che potete fare, altri strumenti, sono quello di fare il boot, diciamo, di flashare, per così dire, vari zips che sono già presenti nella SD card oppure nel computer. Può essere una nuova ROM, le Google Apps e tanto altro, cioè qualsiasi zip. Potete mettere in boot in custom recovery oppure con i controlli ATP lo smartphone. Potete ripristinare la stock recovery, cioè la recovery che è originale, e installare applicazioni di sistema dal computer, oppure potete registrare o scattare uno screenshot del telefono tramite questa applicazione. Questa funzionalità, la funzionalità di screen record, è veramente eccezionale e ve la mostrerò in un prossimo video. Quindi le funzioni principali sono tutte qua. Si può fare veramente di tutto con questo programma, che è veramente eccezionale, quindi ve lo consiglio se volete agire in fase di modding in totale sicurezza, secondo me, e diciamo più tranquilli.
con il vostro Nexus. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate se avete dubbi o altro, e per scaricare l'applicazione e questo programma vi ricordo che il link è in descrizione. Attendete un paio di secondi e vi cliccate su download per scaricare il setup. Ci sentiamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi, bella!